Il fiume Po, ampio e solenne, quando scorre pacifico, rappresenta la linfa vitale dei campi della regione padana. Le sue acque irrigano la terra e nello stesso tempo raccolgono quelle di scarico. È proprio nella duplice funzione di questo fiume il segreto della ricchezza dei raccolti della regione. Ciao Carlotta. Uè, ho fame. Beh, si mangia? Eccola, è pronta. Vabbè. Buonasera. Ciao mamma. Buonasera a tutti. Sera. Bella va la vita. Bella va la va. Che bel caldo che fa qui. Ah sì, si sta ben qui, eh. Avete visto che nebbia? Altro che. E che freddo, eh. Vuoi mangiare con noi? Grazie Giovanni, ho già mangiato, ma un bicchiere di vino lo prendo sempre. Salute. Salute. Vuoi Giovanni? Beh, per favore. Beh, adesso ti faccio vedere una cosa molto interessante. Ah, sì? Beh, cosa l'è? Questo è il seme di Gran Turco ibrido che ho comprato al consorzio. Vediamo un po'. Tra poco mi darai ragione. Beh, che ne dici? Ma è proprio buono. Un sagare speciale questo Gran Turco. Rende molto meglio del Gran Turco nostrano. Io quest'anno ne ho ricavato 20 quintali di più per ettaro. Ma se hai avuto tanto Gran Turco questo anno, perché compri del seme nuovo? Non potevi seminare quello del raccolto? No, quello vecchio non rende. Ho provato a seminarlo ed ho avuto un raccolto molto assai minore. È come per i muli. Da due muli non si può avere un altro mulo. Questo seme, invece, viene prodotto con un sistema moderno. Me lo hanno spiegato al consorzio. Per ottenere in tutte le regioni italiane una più alta produzione di mais da granella e da foraggio, è necessaria una produzione di semi di alta qualità e ben selezionati. Per la produzione del Gran Turco ibrido, ormai largamente diffuso, è indispensabile adoperare ogni anno seme nuovo. Per tale ragione è necessaria una completa attrezzatura industriale per ottenere una larga produzione di semi tale da soddisfare le esigenze sempre crescenti degli agricoltori italiani.
Le migliori varietà di mais ibrido adatte ai terreni e alle condizioni climatiche italiane vengono studiate nella stazione sperimentale di mais cultura di Bergamo, che esamina ogni possibilità per migliorare la qualità dei semi e favorire la diffusione delle migliori varietà. Queste piante sono state ottenute con diversi tempi di maturazione. Ecco alcuni tipi con maturazione da 110 a 140 giorni. Da questi due tipi di piante risulta evidente la differenza tra quella di mais ibrido, soprattutto per la radice e il vigore della pianta, e quella di tipo nostrano. I primi semi di mais ibrido giunsero in Italia nel quadro dell'assistenza americana e diventarono di uso comune a mano che gli agricoltori italiani poterono constatarne i positivi risultati. Per la produzione dei semi ibridi occorrono due piante diverse, il maschio e la femmina. Le piante maschio servono solo per la impollinazione, mentre i fiori delle piante femmine, già impollinate dalla pianta maschio, producono il seme ibrido. Oggi i semi di mais ibrido si producono in grande quantità anche in Italia e in particolare nelle province della Valle del Po come a Milano, Cremona, Brescia, eccetera. In questa azienda nei pressi di Brescia e precisamente a Urago, un agricoltore è riuscito a ottenere oltre 100 quintali di mais per ettaro. Un'azienda dell'Odigiano mentre si procede alla raccolta del seme di mais ibrido dalle piante femmine. Tale seme è il prodotto dell'incrocio di due incroci semplici per ibridazione e deve a ciò il suo speciale vigore. Per avere i risultati positivi derivanti dall'eterosi è necessario adoperare ogni anno nuovi semi, prodotti sempre con la tecnica che abbiamo spiegato. Una prima selezione delle pannocchie avviene nelle cascine subito dopo il raccolto, come in questa nei pressi di Cremona. Il capo azienda constata l'evidente differenza tra una pannocchia di mais ibrido e una di tipo nostrano. Autocarri trasportano sacchi di pannocchie negli stabilimenti dove avviene la selezione e la preparazione del seme di mais. Queste donne lavorano alla selezione della granella. Si procede con due diversi sistemi alla essiccazione delle pannocchie che successivamente saranno avviate alla sgranatura, alla calibratura e al trattamento protettivo. L'essiccazione è un'operazione molto importante dato che il gran turco appena raccolto contiene molta umidità. Durante la fase dell'essiccazione vengono continuamente esaminati i campioni di granella per provarne il grado di umidità. Il processo di essiccazione permette di ridurre notevolmente la percentuale di umidità contenuta nella granella, consentendo l'assoluta preservazione dei semi, rendendoli sani e dotati di alta germinabilità. Thank you.
una prova di germinazione nella quale appare evidente l'eccellente germinabilità del seme opportunamente trattato. I sacchi di semi sono pronti per la spedizione. Sono milioni e milioni di semi che significano milioni e milioni di nuove piante. Varietà poi ha dato risultati sorprendenti. È proprio questa volevo vedere. Sono vari tipi a seconda del terreno, irriguo o asciutto e seconda l'epoca della semina. Ci sono delle varietà da seminare in aprile ed altre da seminare dopo la mietitura del grano, come il nostro cinquantino. Ah, bene. Grazie. E arrivederci. Arrivederla. Anch'io vorrei provare a seminarlo. Dov'è la sua azienda? Vicino al fiume. È terra buona, irrigata. Quando intende seminarla? Un campo quando comincia la primavera e un campo dopo il grano. In questo caso le posso raccomandare alcuni tipi che matureranno in 150 giorni ed una varietà precoce invece del nostro cinquantino. Le consiglio di provare più tipi per potersi meglio regolare l'anno prossimo. Ma è proprio buono questo seme. Senta. La qualità del seme è garantita dal certificato della stazione sperimentale di maiscoltura per ciò che riguarda germinabilità e purezza. Quanto a rendimento, gli agricoltori di questa zona che lo hanno provato hanno ottenuto un maggiore raccolto. Ah, va bene, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ecco il buono. Dove sono i miei sacchi? Questo gruppo qui. Va bene, andiamo. Siamo. Grazie, ciao. Arrivederci, grazie. Sì, sì. Al consorzio? Cosa hai comprato? Semi ibridi, eccoli qua. Contento, Contentone, ho scelto i tipi che vanno bene per i miei terreni. Se non va bene, saranno 100 quintali per ettaro. Beh, al buon raccolto e al prossimo anno. Al raccolto del prossimo anno, salute! Salute! Salute.